ben trovata. Allora, Stefano, nuova esperienza questa del Golden Voice. E che cosa hai cantato adesso? Ora ho cantato You Know My Name di Chris Cornell, è una colonna sonora di James Bond. Ma tu quando scegli una canzone da interpretare, perché la scegli? Con quale parametro? Cioè, nel senso, perché mi piace, perché penso che ci arrivo, perché parla di me, perché boh. Allora, se la scelgo da solo è perché mi piace. Ok. Magari mi è rimasta impressa e automaticamente vorrei poterla o saperla cantare. Ok. Poi se devo sceglierla per studiarlo, ovviamente magari posso anche scegliere un pezzo che mi piace meno, però che immagino possa essere didattico da un certo punto di vista. Tendenzialmente canto quello che mi piace. A chi ti ispiri? Beh, diciamo che non ho un cantante in particolare a cui mi ispiro. Mi piace la musica in generale, mi piacciono un sacco di musicisti, essendo anch'io stesso un musicista. E quindi in realtà non ho una vera musa ispiratrice. Ok, musicista, che suoni? Suono il pianoforte e la chitarra. Bello, classica o? Acustica, diciamo, sì. Bello, 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 bello. Senti, ma scrivi anche canzoni? Qualcosina ho scritto, sì. E poi ce la farai sentire una volta. Volentieri. Perché tu sai che al Golden Voice puoi portare anche degli inediti. Bene, quindi sì, insomma sarà occasione di... E invece chi è Stefano? Stefano è... Che cosa fai nella vita? Che lavoro fai? Allora, io sono odontoiatra, ho lavorato in odontoiatria e mi occupo prevalentemente di chirurgia nel mio ambito. E vivo a Roma da 14 anni ormai. Ma non sei di Roma? Non sono di Roma, sono nato a Rossano, in provincia di Cosenza, sono calabrese per gli effetti. Conosco bene. E venuto a studiare a Roma a 18 anni, rimasto qui a lavorare, a parte un breve periodo di un paio d'anni in cui sono stato in giro per l'Italia. E negli anni ho sempre avuto la passione della musica, per cui ho sempre suonato, prevalentemente suonato. Da un paio d'anni ho deciso di imparare a cantare perché non mi serve nient'altro che la voce per farlo, in teoria. E mentre con gli strumenti musicali ovviamente devi avere il pianoforte, devi avere la chitarra, eccetera, è un po' più immediato. Studi canto? Non si può dire che io studi canto. E ho fatto delle lezioni private con la mia maestra e amica, Mariella Fusaro, che saluto se posso. Ah certo, assolutamente sì. La mia unica e prima insegnante di canto mi ha insegnato tante cose, abbiamo fatto alcune lezioni insieme, mi sono servite tantissimo, però poi non abbiamo avuto modo di continuare per mancanza di tempo di entrambi. Certo. Canto in macchina, io mentre vado al lavoro. Basta che si canta, basta che si canta. Senti, quindi la musica che importanza ha nella tua vita? Beh, fondamentale in realtà. Senza musica non sono mai stato nella mia vita. Da quando suonavo il pianoforte a 5 anni. 5 anni, quindi sì. Piccolo, cioè proprio sì. Ancora dove il pannolino. Ho imparato la chitarra a 15, che iniziava a cantare, sì. una costante nella vita. Bello, molto molto bella questa cosa. E allora, non conoscendo questo torneo, che cosa ti aspetti però? Ma mi sembra un'organizzazione fantastica, vedo tante persone con ruoli ben definiti e questo mi piace molto. E poi devo dire che ho sentito molti dei miei compagni di squadra che sono fantastici, quindi è vero. Io penso che ci sarà una bella crescita da parte di tutti e questo Bravo. Mi piace molto. Infatti, diciamo, lo scopo del Golden Voice poi alla fine è proprio quello dell'aggregazione, cioè conoscerci, ma soprattutto parlare un'unica lingua, che è la musica. Quindi questa è la cosa più bella, assolutamente. Senti, fai un in bocca al lupo a te e a tutta la tua squadra, vai. In bocca al lupo alla squadra dell'Edit Beer. Ciao Ale, a presto, un abbraccio a tutti.